amici di Lux 74 Channel, benvenuti a un altro videino, fatto alla svelta, un videino fatto in piena notte, Perché questo videino? Un videino così un po' particolare, diverso da soliti. Non stiamo facendo un unboxing, non stiamo facendo vedere cose arrivate, tutorial eccetera, ma un semplice videino per prima di tutto ringraziarvi per tutte le iscrizioni, per tutti i commenti, per tutto quello che fate, insomma, che scrivete nel mio canale YouTube, le iscrizioni al Pianeta Commodore che fioccano come sempre, ma ci sarebbe da dire, no? Vedete, qui non ci sarà una sigla, qualcosa, no? Un video fatto così, molto alla volée, perché tutta questa avventura, quando vedete alle mie spalle tutta questa roba, no? Ormai mi conoscete. Come sarà iniziata la cosa? Dove sarà iniziata? Perché iniziata? Dunque, io non feci altro che trovare nel mio garage, il mio caro vecchio 64C, il mio vecchio VIC-20, il mio primo personal computer, regalatomi nel 1984, e poi il mio Amiga 1002, acquistato vendendo il mio Amiga 500. Mi introdussi un pochino in vari gruppi che c'erano all'epoca e piano piano mi partì la scimmia. Ora, molti di voi mi conoscono su questo canale con i video che hanno visto su questo canale, ma in realtà i miei esordi non li conoscete, perché Lux 74 Channel nasce come canale YouTube dedicato al collezionismo in genere, quando ancora collezionavo macchinine. Infatti alcuni di voi vedranno dei miei video vecchi in cui faccio vedere appunto come acquistare macchine gialli con rompevo le scatole. Però mi partì questa scimmia e ora ho questo video che pubblicai su un gruppo Facebook che è Combo 74 128 Italia, il mio primo video in cui la gente mi conobbe, questo alieno che venne così al mondo, quando tutto questo che vedete era campagna a perdita d'occhio. Ecco, quindi vediamo insieme questo videino, insieme facciamoci quattro risate. È un video pensato di 3 anni fa, avevo capelli più corti, forse ero più magro, non si sa, ero più giovane, ma 3 anni che volete che sia. Poi mi direte voi se ho avuto il calo, va bene, insomma ragazzi, a voi il video, buon divertimento. Amici di Commodore 64 128 Italia, buonasera a tutti. Buonasera. Io sono Luca Cusani, nonché mi viene da dire un altro nome perché frequento sempre i gruppi di modellismo. E io nonché, perché io sono praticamente nel campo del modellismo, sono l'omino rosso nazionale, va bene? L'omino rosso perché era simbolino della Polistil, queste cose qua, che era Modellini Polistil, la marca dall'omino rosso, e da lì ho tratto questo mio nick che usavo sui forum qualche anno fa. Ma bando alle ciance, voglio inaugurare, spero, con successo, questo mio piccolo esperimento che ha avuto, piacere, ecco, ha avuto piacere e un susseguirsi di altri video nei gruppi che ho, diciamo, frequentato, che riguardano quello che è la mia passione, come la nostra passione. E in questo caso, video di presentazione del sottoscritto Luca Cusani nella sua casettina, circondata da modellini, macchinine, tutto quello che c'è, e voi metteteci tutto quello che vi pare. Ecco, io con sto bastone da selfie sto cercando di creare delle inquadrature, e questo è il mio gioiellino, originale, comprato, regalatomi nel 1987, dalla mia mamma, questo Commodore 64C, che è stato il computer che ha sostituito quello che era il mio VIC-20, che oramai non ci facevo più niente, va bene, a quell'epoca lì, perché tutti avevano il 64, lo Spectrum, e queste varie prime console che venivano fuori. E 64, mi ricordo anche vari MSX e robe varie, quindi niente, e la mia base era
computer Commodore 64 e data 7. E questo floppy 1570 che comprai usato, pagandolo poco, perché non è che lo comprai, diciamo, già più avanti, quando erano già superati gli anni 90, ok? L'ho preso usato da un mio amico, lo pagai, mi pare, una trentina di mila lire, non mi riesce nemmeno più a dirlo. E niente, quindi questo è il mio armamentario funzionante. Poi, qui sotto c'ho vari fra cadaveri, c'ho il mio VIC-20, un altro VIC-20, un altro Commodore 16, un C64C Made in Hong Kong senza le viti, non funzionante, ma lo tengo lì perché i ricambi fanno sempre comodo. Qua c'ho un po' di cassettame, dischi, robe varie, una console Pong, eccetera eccetera. Qui c'ho tutte le cassette, tutte, un mucchio di una marea di assette, non le sto a tirare fuori, e vari manuali del Basic, eccetera eccetera, che avrete visto che ho postato sul gruppo. E di qua c'ho l'hardware, ecco, quindi altri datasette, cavetterie, robe varie che fanno sempre comodo. Fanno sempre Commodore, e mi è venuta così la battuta. Vabbè, e poi niente, qua c'ho tutta questa sfilza di datasette che e qui il Commodore 64 che non verrà mai toccato in quanto intonso, usato tre volte dal proprietario e posato lì dall'87 in avanti perché non era di suo gradimento. E qui sul televisore c'ho un Commodore 64, un altro 64 biscottone funzionante, tutto completo, Commodore 16, e questo qui è un altro Commodore 64. Va bene, ora non lo sto a tirar fuori, ma tanto penso che li conosciate benissimo questi computer che noi abbiamo tanto. Va bene, io spero di avervi così fatto sorridere in questi, leggo, 4 minuti e 20, arriviamo a 5, dai. Comunque io sono di Pisa e la mia passione è nata nei primi anni 80 sempre con Commodore VIC-20, Commodore 64, Amiga 500 che ho venduto per comprare un Amiga 1200 che ho scambiato, perché l'Amiga è una bella macchina, mi piace, ma non mi ha mai fatto breccia. È questo quello che mi ha fatto breccia. Sarà da ammalato, quello che vi pare, ma la passione è questa qua. E anche se tanta gente magari sale in Toscana e ci piano un po' per il culo, ma cosa c'era lo spot e diceva ora che ce l'hai, e mi dicono che cazzo ci fai, che ci fo, mi diverto. Buon retro gaming a tutti ragazzi, ed è un piacere per me far parte di questo stupendo gruppo dove non si discute, non si letia, non c'è non c'è io ce l'ho tu no, è perché altri gruppi li conosco io di modellismo, lasciamo perdere, diciamo ci sono i gruppetti, no, 10 si vogliamo bene, 10 gli sta su oglioni, 10 e invece vi siamo tutti amici, perché chi ha il Commodore 64 non si può essere nemici, si può essere tutti amici e tutti quanti insieme appassionatamente ci divertiamo, ragazzi. Buona serata a tutti, buon proseguimento, spero che abbiate gradito questo mio video, aspetto di vederne altri da parte vostra, sarebbe una cosa carina, innovativa, nuova secondo me, va bene? D'accordo? Dai, d'accordo? Mi sembra essere la Vanna Marchi. Ciao ragazzi e buon retro gaming a tutti e sempre e solo Commodore 64. Quanti ricordi ragazzi, quanti ricordi, vabbè, comunque insomma... Questo era per fare quattro risate fra noi, spero che vi abbia intrattenuto anche questo mio piccolo videino diverso dal solito. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto il video, grazie comunque che mi continuate a seguire, tutto il resto, e mettete un bel like, iscrivetevi e spammate se anche mettete pollici in giù, non mi faccio di questi pollici, non mi fate uno sgarbo a mettermi pollici in giù, non c'è nessun problema, perché il pollice in giù vuol dire visualizzazione, quindi mi avete fatto la visualizzazione, perfetto ragazzi, ciao, alla prossima. Pianeta Commodore, Pianeta Pong, Pianeta Console, Pianeta Commodore in mercatino, iscrivetevi, gruppi Facebook, sempre, dovunque, viva la Commodore, ciao ragazzi, alla prossima.